Forza allora, un'altra giornata di pioggia volò. Ehi, hai sentito? C'è una famosa veggente a Shinjuku. Sì, avevo letto qualcosa su internet. La bellissima veggente, dicevano, o roba del genere. E se non avesse piovuto ieri, visto che avevamo la serata libera, ci sarei andato. Però ce ne occupiamo stasera, probabilmente. Dicono che sia molto brava e che molte delle sue predizioni si siano avverate. Alcuni dicono che possa scoprire qual è il tuo destino. Potrei farmi dire chi è la mia anima gemella. Penso che andrò a trovarla. Una veggente a Shinjuku, eh? Non l'abbiamo vista quando abbiamo incontrato quella giornalista. Sembra piuttosto famosa. A quanto pare si trova nelle ore serali. Forse dovremmo andare a trovarla. Penso che sia un'idea, Morgana. Penso che ci andremo. Non ora, ma ci andremo. Buongiorno. È da ieri che continuo a pensare ai palazzi e alle persone. Quella banca fluttuante rispecchia veramente la personalità di Kaneshiro. Vola a quell'altezza in modo che non lo si possa rintracciare e non si fida di nessuno. E scommetto anche che lì dentro la sicurezza sarà strettissima. Ecco perché dovremmo muoverci in fretta. Perché non andiamo oggi al palazzo? Buona idea. Ottimo, non prenderò impegni dopo la scuola, così potremmo incontrarci tutti. Bravissimi. La cosa che però mi ha sempre fatto strana è: e se qualcuno di loro non potesse venire un giorno? Cioè, nel senso, sarebbe stato interessante della serie: ragazzi, lo so che è importante, però stasera oggi non ci sono. Makoto, stai bene? Kaneshiro ti ha minacciato peggio. Chiede soldi, ma ho deciso di ignorare quei messaggi. È sicuro? A casa tua si presentano uomini minacciosi? No. Quelle fotografie sono ancora in possesso di Kaneshiro, ricordate? Forse quel vantaggio è il motivo per il quale non ha ancora agito. Pensi che ora non siamo al sicuro? Siamo al sicuro, vedrai. Ti sbagli. Come dice Yusuke, quelle immagini non sono positive per noi. Dobbiamo risvegliare il cuore di Kaneshiro il prima possibile. È per quello che ho detto sì, perché ce la faremo. Sono d'accordo, farò di tutto per aiutare. Brava Makoko. Parapam parapam. E adesso Morgana mi dirà di andare al ritrovo. Oh, è vero, avevamo detto di riunirci al ritrovo. Ok, andiamoci subito. Allora vai. Quel tipo è un vero criminale. Dobbiamo fare attenzione. E allora, ragazzi, tutti dentro il palazzo. È il momento di entrare in azione. Tunt, tunt, tudu, tunt. Dunque, come mi chiamerete? Ho notato che avete tutti un nome in codice, o sbaglio? Sei piuttosto perspicace. Stavolta sarà Leber difficile, magari qualcosa tipo spalline. Perché mai concentrarsi su una cosa simile? Mi rifiuto di farmi chiamare così. Che ne pensi di Ryder? Sembra un nome da trafficante. Un altro? Fixer? Non sono una tipa losca, però. Un altro? Non potete darmi qualcosa di meglio su cui lavorare? A me ricorda un'imperatrice. Hai qualche idea, Joker? Witch, Prez, Queen. Wow, è perfetto! Le sta così bene che non so cosa dire. Queen, suona proprio bene. Mi piace, vada per Queen. Dunque, qual è la strategia per questa missione? Strategia? Non ne avete una? Un momento, i ladri fantasma agivano senza alcun piano? Sì. Beh, prima ci facciamo un giro. Io faccio da navigatore quando serve. E se incontriamo delle ombre, gli spacchiamo il culo. Molto bene, allora, credo che saprò rendermi utile. Allora sarò la mente del gruppo, analizzerò le informazioni di Mona e impartirò gli ordini. Qualche obiezione? Nessuna, Queen! Skull mi sembra proprio il tipo che si fa mettere i piedi in testa dalle ragazze. Mona, iniziamo la navigazione? Sì, Queen! Eccone un altro. poverino. Sembra che possiamo arrivare qui usando lo stesso metodo dell'altra volta. A quanto pare siamo visti come clienti passibili di estorsione. Meglio così, possiamo approfittare della sua negligenza. Però ammetto che fa sempre un po' paura.
ed entrare da lì, beh, non è più un'opzione purtroppo. Allora, da qui però non possiamo più entrare, come dicevo prima. Che diavolo è? Sembra quasi che volessero, che non volessero lasciare aperto quel varco. Ma ora come possiamo entrare? Scusate, forse ho esagerato un po'. No, ci hai salvato. Giusto, se Quinn non fosse intervenuta saremmo stati tutti in grave pericolo. Ma chi, ma dove? Grazie. Gioco. I dettagli non sono importanti, cerchiamo un nuovo punto di infiltrazione, Joker. Un nuovo punto di infiltrazione? Come questo porcellino bello cicciotto? Chissà di che si tratta. Un momento, sento una corrente d'aria uscire da sotto la statua. Non ti sembra strano, Joker? Vero, la statua ha qualcosa di strano. Soprattutto quella targa. Chissà perché sembra così strana, perché sembra un bottone. Perché non diamo un'occhiata? Cliccate. Oh, un passaggio segreto, come ogni cattivo che si rispetta. Oh, un passaggio segreto! Entriamo, ovviamente dopo esserci preparati a dovere. Siamo già pronti. Andiamo. A giudicare dall'arredamento, dovremmo essere nella banca. Sembra che sia il piano funzioni. Non ricordo di aver visto questo posto l'altra volta. Dove siamo di preciso? Da qualche parte deve esserci una mappa. Per ora esploriamo un po' in giro e cerchiamo il tesoro. La mappa dove sarà? Chi lo sa? Forse là in fondo? No, non penso. Quello maialino bello cicciotto. Un salvadanaio, insomma. La lente condensante. Un momento, quello cos'è? Un bau. Un'ombra a forma di cane. Pare che questo posto abbia i suoi cani di guardia. Non mi piace. Perché sei un gatto? Certo che no. Potrebbe riuscire a fiutare gli intrusi e inseguirci in un lampo. Ma se finiremo nei guai potrebbe volgere a nostro favore. Potremmo finalmente mostrare la nostra mossa finale. Sorpresa finale. Mi spiace interrompere, ma siamo stati scoperti. Bow, sono un cane! A forma di cane con due teste. Ciao. Sono cane. La Madonna Morgana, però dai. Mica male, ma l'amore brucia più intenso davanti ad un avversario del genere. Panther, credo che sia il momento finalmente arrivato. Facciamogliela vedere. Vuoi proprio farlo ora? Cavolo, va bene, andiamo. Forza allora. Usate il vostro attacco speciale e riducete quel cane a dei brandelli. Oh, per me? Grazie, Dei Mitra! In realtà non ha fatto granché di danno, era tutto scriptato, però... Grazie lo stesso del spettacolo, ragazzi. Ma devo curarlo, Mona, ora? Wow, ma quella cos'era? Quando avete imparato a fare una cosa del genere? È semplicemente il frutto del nostro costante allenamento segreto. Beh, sì, ci siamo impegnati davvero tanto. Resto comunque sorpresa che abbia funzionato così bene. Oh, sapete cosa può essere stato? Forse merito di della cosa che ci ha dato Yose. Quella a forma di stella. Mi sembra di averla vista addirittura brillare in quel momento. In quel momento? Oh, intendi quando ti ho parlato dell'idea di cooperare? Perciò, in altre parole, la stella ha reagito al desiderio di Mona di combattere con Panther. Stelle dei desideri. Se è davvero così, possiamo aggiungere alla nostra lista dei fenomeni bizzarri. Non ho ben capito, ma se Mona e Panther ci riescono, anche noi possiamo. Sarebbe fichissimo. È un peccato, purtroppo, che le mosse finali non includano mai Joker, se non a fine gioco. Non sto qui a spoilerare. Però ammetto che una mossa con lui e Yusuke o con lui e Skull... non mi sarebbe dispiaciuta, o anche con Mona, ma con tutti. Avrebbero potuto fare le mosse finali con ogni singolo compagno, però capisco. Ehi, Fox, ti va di provare a inventarci una di quelle mosse spaccaculi? Potremmo chiamarla, vediamo, guizzo artistico, una roba così. Oh, avanti, non guardarmi così. Ci sono ancora un sacco di cose che non sappiamo sul loro funzionamento, come al solito. Ma una cosa l'ho capita, se usiamo bene quelle stelle saremo fortissimi in battaglia. Già. Attacchi speciali li sbloccheremo più avanti.
E tra l'altro, piccola cosa nascosta, quando fanno l'attacco, loro cambiano la loro immagine. Se non sbaglio anche Ann lo fa. Ecco, esatto. Sono brutte queste immagini, però beh, è una piccola sorpresa carina. Allora, aspettiamo che questo se ne vada e attacchiamolo alle spalle. Devo vedere se in questa zona i nemici sono verdi, blu o altro. Oddio. Ammetto che tutte le cose a forma di cavallo in questo gioco sono inquietanti. Sono inquietanti, ma proprio... ho le persone sbagliate. Sono inquietanti, ma proprio brutto, brutto, brutto. Veramente tanto. Perché hanno quelle manine così che... Oddio santo. Meglio ucciderle il più in fretta possibile, guarda. Mi fanno venire un po' lo schifo addosso. Complimenti, ragazzi. Allora, sono verdi. Volendo... Aspetta, vediamo se riusciamo. Uccisione istantanea, miei cari stronzetti. Allora, quello lì è verde. Sono tutti verdi in questa zona. Perfetto. Le uccisioni istantanee siano, allora. Oh, guarda, un forziere. Con delle batterie portatili. Questo ammetto che la prima volta l'avevo dato a Ryuji, perché aumenta la possibilità di folgorazione. Non è molto utile adesso, però, si può sempre tenere da parte. Un ascensore. Sembra che anche qui ci siano dei piani inferiori. Ma l'ascensore non ha un pannello di controllo. Lo controlleranno da una stanza di sicurezza. È un metodo di protezione semplice ma efficace. Evidentemente vogliono assicurarsi che laggiù non scenda nessuno. Già, molto probabile. Allora, corriamo contro tutti i nostri nemici, che tanto gli facciamo il culo a tutti. Le gioie di essere overlevel, voglio ben dire, e di aver giocato bene e aver messo subito la priorità su Ryuji. Oh, guarda, un sacchetto di monete con del sughero, va bene, dentro una banca. Allora, un forziere, sì, ma io cercavo il pannello di controllo. A sto punto sarà al piano di sopra. La fiala del soggiocamento S. Grazie di essere inutile, però. Continuiamo di sopra. Questa è una stanza chiusa. Per ora non ci possiamo entrare. E allora proseguiamo da questa parte. Aspetta un attimo, io mi ricordo che in questo piano succedeva qualcosa. Bellissimo che saliamo anche in groppa al cane, vabbè. Però i cani sono fatti bene. Dai, quella è una pixie superiore. Vediamo, tu sei debole al ghiaccio e tu sei debole al nucleare. Lui resiste al nucleare. Ok, andiamo di nucleare allora. Forza, Raul, colpisci. Oh, hai resistito, che sorpresa. Bravo Joker. Ormai in queste zone ci danno veramente poco e nulla. Tanto vale per noi in questo momento. Qua non ci possiamo passare, ci serve un ID card. In questo momento per noi la soluzione migliore, vogliamo farmare livelli o altro, è andare nei memento. Nemico, posso anche ucciderti da davanti. Allora aspetta. Il cane. Eccolo qua. Imboscata al cane. Oh, ma guarda, sei un cane veramente. Ma cosa sei debole quindi? Al ghiaccio? Bene. Beccati sto bufu. Anche se sarà di infimo livello. Però ha funzionato. Che ne dici di darmi un po' di soldi? Non ti voglio in squadra. Se ti ho lasciato giù è perché non mi interessi, no? Voglio altri soldi. Bravissimo. E ora crepaci. D'altro canto sono un ladro. Non ho mai detto di essere una brava persona. Complimenti. Bel colpo finale, Joker. Allora, qui ancora è tutto chiuso. Ergo ci serve
entrare in questa stanza, ma è chiusa. Come faremo ad entrare? Forse saltando qui. Chissà perché in queste zone è sempre tutto sicuro, ma poi c'è sempre un condotto dell'aria aperto, comodo comodo per noi. Quell'ombra ci ostacola, che facciamo, Joker? L'attacchiamo? Cosa vuoi fare? Mi sembra ovvio, Morgana. Oh no, altri uomini cavallo. A cosa sei debole, abbiamo detto? Al ghiaccio, però non sei resistente a nient'altro. E allora, che ne dici di dormire un po'? Tutti addormentati. Perfetto. Waruananji, attacca con Bufu. E adesso staffetta a noi. E vediamo quanto facciamo con un'esplosione nucleare. Seimila. Sti cazzi, con una staffetta. Vabbè che è una staffetta di rango 3, però porca troia. Ah, siamo appena diventati completi in questo momento. In qualche modo ce la siamo cavata. Questa sembra essere una sala di monitoraggio. Speriamo di trovare qualche indizio, come quella carta lì che brilla dietro di te. Ehi ragazzi, credo di aver trovato qualcosa. Non è una specie di scheda d'accesso? E qui c'è una mappa. Come previsto, pare che il sotterraneo sia piuttosto ampio. Scommetto che è proprio lì che troveremo il tesoro. Tuttavia, qui si può vederne solo una parte, come sempre. Non lo sapremo con certezza, a meno che non ottenere un'altra mappa. Basta una rapida occhiata per capire che questo edificio ha un livello sotterraneo, ma va? Iniziare da lì mi sembra una scelta più logica. Quindi dovremmo usare l'ascensore che abbiamo visto prima. Quella sarà l'ultima risorsa. Prima vediamo se è possibile usare questa scheda da qualche parte. Brava Makoto. Vediamo, forse in quella zona dove abbiamo visto prima una scheda d'accesso necessaria. E quella scheda d'accesso di prima potrebbe funzionare. Plic. Già, ha proprio funzionato. Brava Makoto. Perfetto, si è aperta. Forse potremmo usarla anche in altri posti. Ma va, Yusuke? Davvero? Quanto sei perspicace. Per esempio, qui c'è una porta che possiamo aprire. Sarà il caso di usare quella scheda d'accesso di prima. Bravo, Ryuji. Peccato che clicca solamente un tasto, non è che la infila dentro. Benissimo. Ok, vediamo cosa c'è qua dentro. Un passaggio. Quello è l'ascensore. Sì, deve essere quello che controllano da remoto. Allora, ci siamo proprio sopra. Questa cos'è? La sala di controllo? Perché siamo venuti qui? Saliremo sull'ascensore. Perspicace come sempre, Joker. Dovremmo poter salire sopra l'ascensore. Capisco, saliremo sopra l'ascensore e aspetteremo che si muova. Sembra che il piano ci permetterà di scendere. Va bene, andiamo. Non adesso, fammi vedere se c'è altro che posso aprire. Ad esempio, questa grata gigante. Possiamo aprirla da qui senza la scheda. E la Madonna quanto era grande. E questo non è nient'altro che uno shortcut per l'entrata. Si scende salendo sull'ascensore. Molto bene, ora dobbiamo solo aspettare che si muova. Oh ma guarda, si muove. Molto comodo. E c'è sempre un buco che ci fa passare. Allora, c'è qualcos'altro qui? Ovviamente no. Allora, di qua o di qua? Di qua. E questa dove porterà? Da un'altra parte? Spero sottoterra. In realtà penso che siamo sottoterra ma sopra elevato in questo momento. Possiamo scendere. Quindi siamo nel sotterraneo. A tutta la sorveglianza. Era Kaneshiro. È Kaneshiro. Sembra che ci sia un'interferenza di topi. Non dovete permettergli di scendere per nessun motivo. Rinforzate al massimo la sorveglianza, capito? Adesso la posizione del tesoro è ovvia. Però la mappa di prima non mostra tutto. Forse da qualche parte ce n'è un'altra. Comunque, scendere potrebbe essere la cosa migliore. Cerchiamo una mappa mentre esploriamo. Va bene. Io intanto cercherei anche una safe room se la troviamo, Morgana. È sicuro che la troviamo, tranquilli.
Nemici? Ok, sembrerebbe di no, ed eccola qui la nostra safe room. D'accordo, pare che questo luogo sia sicuro. Esatto, il corridoio. Questo sarà un ottimo luogo per riprendere l'infiltrazione. Già. Allora, io ho un po' di SP calanti, quindi vuol dire che o usiamo Kaguya o usiamo qualcuno che li possa usare. E mi libererei di queste persone inutili che non mi servono. Se lui avesse avuto uno spazio extra, l'abilità Urlo di Trionfo gliel'avrei messa anche a lui. Però ad ora nella squadra gli unici che hanno questa abilità sono 1 e 2. Se i miei calcoli sono giusti, a fine di questo dungeon dovremmo riuscire ad avere anche una terza persona che possa usare Urlo di Trionfo. Questo perché inizialmente ce l'aveva il nostro caro amico Arsène, solo che Arsène l'abbiamo sostituito. Giustamente ho voluto optare, adesso lo dico. Aspetta, quella è una telecamera di sorveglianza. Se ci faremo individuare alzeremo ulteriormente la guardia. Joker, con il tuo spirito di osservazione puoi stabilire l'area coperta dalle telecamere. È necessario non farci individuare. Certo che posso. E come stavo dicendo, ho deciso, piuttosto che avere una persona comunque discretamente... c'è un cane dall'altra parte del muro. Discretamente potente, comunque. Cos'è? Che cosa c'è, Joker? Quello cos'è? Un dispositivo? Andiamo a vedere. Un quadro di controllo, se proprio, Morgan, un dispositivo. Sembra un alimentatore, ma di cosa? Sopra c'è scritto telecamera. Deve essere per le telecamere di sorveglianza. Distruggiamolo, Joker! Un calcione incredibile. Bel calcio! E le telecamere andarono giù. Ho capito, se spacchiamo questi affari disattiveremo le telecamere. Ma che spirito di osservazione. Oh, ma guarda. Panther tutta buttata per terra. Merda, ci è mancato un pelo. Ma dobbiamo attraversare quest'area. Mettiamocela tutta, ragazzi. Manco fosse un'ombra chissà quanto difficile. È un'ombra come tante altre, ragazzi. Forse lo sai già, ma infligge alterazioni negative ai nostri nemici è una tattica molto utile. Specialmente quando non puoi sfruttare le debolezze dell'avversario. Insomma, ci sta dicendo, in quest'area tu non hai persone che possono sfruttare benissimo le debolezze e questo resiste abbastanza bene a tutto. Insomma, fai come facevamo prima, addormentalo e poi distruggilo. E come stavo dicendo, appunto, ho voluto optare per persone che fossero specializzate in quella categoria. È stata una scelta un po' tirata, devo ammettere, ma avere Satanael come persona di sparo è secondo me l'idea migliore, perché Satanael possiede Mente del Tiranno che potenzia tutti gli attacchi, ergo questo lo rende la persona da attacco sparo più potente che ci sia. Comunque, in ogni caso, adesso andiamo di frecce splendenti per ricaricare i nostri SP. 1054 con un colpo di frecce splendenti. Certo, frecce splendenti, come ben sapete, è un attacco leggero di luce. Ma con i giusti potenziamenti, il leggero non è poi così tanto leggero. Oh, ombre. Vabbè, tanto. Però ci sono le telecamere. Non posso fare più di tanto il furbo andando ad ammazzarli con un colpo. Delle melme nere. A cosa siete deboli? Alla luce. Ma pensa un po'. Vai Kaguya, distruggili. 800. Siamo solo a livello neanche 30. 800 in realtà è più che buono. Questo è dovuto alla debolezza e dovuto anche all'abilità di Kaguya, che comunque quel 20% in più buttalo via. Allora, vai di qua. Aspettiamo che questo passa. Colpiscilo. Nah, c'è la telecamera di mezzo, non riesco a colpirlo. Dai, prendilo, bravissimo. Anche queste saranno melme nere. Uomo cavallo e donna gatta. A cosa sei debole tu? Al fulmine. Mi dispiace, ma non ho abilità di tipo fulmine. Quindi verità letali.
1200. Senza caricamento, senza nulla. Comunque, un buon danno. Un buon danno iniziale. Certo, comunque, sta persona, come ben sapete e già vi ho detto, è ben più che rotta. Cioè, wow, troppo esagerato per i danni. Va bene che è una persona comunque endgame, diciamo, se te la compri comunque a tempo debito. Ma guarda, una persona del tesoro. Cosa sei debole tu? Allo psichico. Che è l'unico elemento che in questo momento non possiedo. Però sei abbastanza resistente. Quindi proviamo le colpi di luce. Ok, quasi ucciso. Quasi ucciso con i colpi di luce. E abbiamo preso una perlina. Perché sì, tanto, già che ci siamo, rubiamo anche le perline, dai. Quant'erano? 10.000? Non ho visto. Erano 10.000 yen quelli? Probabile. Allora, qui c'è... Ah no, pensavo fosse una safe room. Quadrata, messa così, ho detto sarà una safe room di sicuro. E invece no, era la stanza per tenere un solo contatore delle telecamere. Ok, dovremmo aver spento qualche telecamera. Esatto. Quindi se proseguiamo da queste zone, mio caro Ryuji, arriveremo in qualche altra area dove c'è un tesoro e niente più. Ok. Roccia nera. Qua dentro invece cosa si nasconde? Un'altra stanza per le telecamere, sicuro. È una stanza completamente vuota, con giusto due decorazioni e il contatore. Ok. Vabbè che tanto è un palazzo mentale, cosa ci lamentiamo? È una struttura irreale, quindi ci sta che... Tipo sta zona, cosa serve? Ci sta che ci siano zone inutili. Benissimo, ora possiamo salire per le scale. Ok, non c'è nulla. Proseguiamo. Aspetta, ok. Facciamo comunque attenzione alle telecamere. Facciamo attenzione perché se non sto attento a dove sono, comunque ci beccano. Allora, proseguiamo. Scusa? Ah, ok, no, è l'estintore. Oh, ma guarda quante telecamere. Ehi, questo cos'è? Un altro sistema di sicurezza. Una stanza eccessivamente grande. Secondo la mappa, da qui dovremmo riuscire a scendere. Ehi, hai sentito? Sembra che gli intrusi stiano seminando il caos da queste parti. Ehi, fate attenzione, sento qualcuno che parla. Perciò questo piano è... E Kaneshiro ci ha ordinato di... Sì, ma... Cioè, con queste due chiavi, accedere? Chiavi? Di che diavolo stanno parlando quelle ombre? Non sono riuscita a capire tutto. Se solo potessimo avvicinarci. Beh, non possiamo. Altre telecamere di sorveglianza. Ci sono delle ombre lì dentro. È troppo pericoloso avvicinarsi in questo momento. Vorrei sentire di cosa stavano dicendo, ma per il momento non possiamo fare niente. Per ora pensiamo a trovare un modo per scendere. Beh, ci sono delle scale e qui abbiamo un pannello di controllo che spegnerà probabilmente un paio di telecamere. Quelle più esterne. Wow, abbiamo disattivato alcune telecamere di fronte alla guardiola, ma non tutte, parrebbe. Le restanti saranno collegate da un'altra fonte di energia, dobbiamo cercare altrove. Ma va, che perspicace che sei, Morgana. Allora, iniziamo a prendere questo forziere. Con dentro che cosa troveremo? La stella della gang. Wow, Ryuji, la vuoi? No, grazie. Allora, qui si scende solamente, giusto? E ci saranno dei nemici. È una specie di cavò. Stando alla mappa, oltre questo punto, c'è tanto da esplorare. Quindi non è un cavò, ma una specie di paratia. Probabilmente si apre usando quei due terminali. Ma hanno entrambi la serratura. Il che significa che ci servono due chiavi per raggiungere la prossima area. Chiavi. Chi è che stava parlando di chiavi? Davvero, la sicurezza di questo posto è una gran rottura di palle. Beh, deve essere sicuramente importante. Sembra proprio che sia così. Potrebbe portare ancora più in basso, come ha detto Kaneshiro. Ehi, forse la chiave di cui parlavano quelle ombre va infilata qui. Mi sembra plausibile. D'accordo, torniamo in quella stanza. Ehi, non scordatevi di quelle telecamere di sorveglianza. Giusto, è una seccatura, ma dovremmo per prima cosa disattivare le telecamere. Allora, dove andiamo per queste telecamere? Allora, andiamo prima da questo lato. C'è qualcuno? No. C'è solo
un rampino. Ok, da questa parte, ecco fatto. E ho visto un'ombra cattiva, eccola lì, che è gialla. Questo vuol dire che è mediamente pericolosa. Allora, passa. E imboscata. La mia voce però. Imboscata, oddio. Tu sei resistente solo al fulmine e all'oscurità. Bene, non è un problema mio. Spettacolo fantasma. Cazzo, mi addormento. È troppo potente questa mossa, detto sinceramente. Bel colpo, Yusuke. Ah, non vuoi parlare? Ma Yusuke è buggato lì? Ma dai, ma guardalo. Non dovrebbe essere lì. Vabbè, attacca. È la prima volta che mi succede una cazzatina del genere. È una stronzata, ovviamente, però è la prima volta che mi succede. Era rimasto lì proprio a bruciapelo, qua sulla tempia. Mi voleva sparare. Bravo Yusuke. Makoto apprende pioggia di energia. Cos'è che faceva? Cura confusione, paura, disperazione, soggiogamento, furia in ogni alleato. Brava. Brava, brava, brava. E allora, bravi tutti che l'avete sconfitto. Ma bravo di più io che l'ho addormentato. Oh, guarda, un seme della bramosia di Kaneshiro. Chissà cosa dice, non lo so il giapponese. Ed è quello rosso, quindi è il primo. So che sembra scontata come frase, però ho sempre avuto quella mezza paura di... Ma... li troverò tutti. Per fortuna, in tutto il gioco, ammetto di non essermene mai perso uno, perché sono stato bravo comunque. Allora, di là si sale. Sono stato comunque bravo a non perdermene mai nessuno. Di qua non c'è nulla e di qua ci si abbassa. Anche perché in questi tipi di giochi, se vai dritto al punto, perdi molto. Se invece bene o male comunque ti metti a esplorare, un bel po' di roba la vedi. Comunque qua, oltre a questo, non c'era nient'altro. Quindi si prosegue da queste scale. Dobbiamo trovare un pannello di controllo per le telecamere e disattivarlo. Allora, altre telecamere con un bau. Benissimo. Allora, facciamo il giro. E colpisci il cane. Bau! Aiuto! Ogni volta che abbaiano i cani in sto gioco io penso al chip. Perché fanno lo stesso abbaio. Bau! Oddio mio, colpisci e ammazza. Bel colpo, Joker. Lo so, grazie. È stato un bel colpo. Proseguiamo. Allora, cagnolino abbattuto, telecamere. Forse qua dentro troviamo qualcosa? No, solo degli uffici. Sento il rumore di un forziere, quindi... cazzoni. La telecamera. Passiamo di qua. Allora, c'è un forziere, ma va? Chi l'avrebbe mai detto? Non lo sentivo io. E questa porta è aperta. Allora, cosa troveremo? Qualche oggetto... polvere d'anima, vabbè, sempre meglio di nulla. Detto sinceramente, facendo tutto noi all'inizio, i nostri companion comunque consumano una quantità di energia veramente minima. Allora, nucleare, e tu non sei resistente a nulla, quindi perché no? I nostri companion non consumano quantità di energie tali da dire devo fare attenzione ai punti magia. Io continuo a dire punti magia invece di SP perché mi viene più comodo a me. Ma bene o male comunque si capisce cosa intendo. Allora, se invece proseguiamo di qua, c'è un altro cartellino da infilare. Perfetto. Che cosa troveremo qua dentro? Lo scopriremo tra poco. Quindi, visto che questo è chiuso, era uno shortcut per tornare qui. Perfetto. Dunque, se invece entriamo qua dentro, c'è un nemico. Sì. E io lo abbatto. E se non ho visto male, in questa stanza c'era il contatore dell'elettricità. Come abbiamo detto, tu non sei debole a nulla, quindi crepaci. Con il fatto che fa comunque 4 colpi, anche se sono deboli e i nemici sono resistenti, il loro buon danno comunque lo tirano fuori. Perfetto. Tacchete, altro calcetto.
e anche queste telecamere. Andate. Abbiamo spento un bel po' di telecamere. Pensate che ora potremmo raggiungere quella stanza? Penso proprio di sì, Annettina. Però prima si prosegue di qua e andiamo a vedere cos'altro ci nasconde questo luogo. Ovvero probabilmente un altro shortcut per i piani che abbiamo già visto poco fa. Giusto? Possiamo tornare indietro ora che abbiamo aperto lo shortcut, che tanto appunto non useremo mai. Oh, sono riapparse le ombre, ma che bello. Beh, passiamo di qua e andiamo avanti ora che le telecamere non ci sono più. Che dite? Riusciremo ad attirare le guardie? Bene, fin qui tutto ok. Sembra che ci siano delle ombre lì dentro. Nascondiamoci e sentiamo cosa dicono. Riguardo a quegli intrusi. Oh, ti preoccupi così tanto? Tranquillo, abbiamo le chiavi di cui hanno bisogno, quindi finché le proteggeremo sarà tutto ok. Un momento, stanno forse parlando di quelle due chiavi? Come sospettavo. Quasi certamente sono quelle necessarie per aprire la paratia. Come facciamo? Le attacchiamo e prendiamo le chiavi? Dici sul serio, Skull? Guardate bene, non sono ombre comuni. Se hanno il compito di proteggere chiavi così importanti, devono essere estremamente forti. E sono in due, sarebbe difficile affrontarle insieme e potrebbero dare l'allarme. Per ora osserviamole. Non sembrano intenzionate ad andare da qualche parte. Allora, perché non le separiamo per affrontarle singolarmente? Ma in realtà, cioè, potremmo anche benissimo combatterle assieme, cioè. E come pensi di riuscirci? Ricordate la sala di monitoraggio di sopra, dove abbiamo recuperato la mappa? C'era anche un sistema di comunicazione, possiamo usarlo per attirare una delle ombre. Ottima idea! Concordo, sembra più sicuro che combatterle assieme. Ok, lasciamo questa parte all'intellettuale. Grazie, prima di tutto dobbiamo tornare alla sala di monitoraggio. Pensi sia il caso di andarci adesso, Joker? Andiamoci subito. Così mi fanno il teletrasporto e ci pensa il gioco e non devo rifarmi la strada. Comunicazione? Ok, ci proverò. Tutti pronti? Dacci dentro. Ok, ora fate silenzio. Stanza di sicurezza, mi ricevete? Qui è la sala di monitoraggio. Alcuni intrusi ci hanno attaccato, mandate rinforzi subito, basta una sola persona. Ricevuto, andiamo subito qualcuno ad aiutarvi. Penso se in realtà non mandavano una delle due guardie grosse ma mandavano gente a caso. Ecco fatto, ora dobbiamo solo aspettare il nemico. Arriva tutto correndo. Cazzo, quanto è lunga sta strada! Non c'è nessuno? Non esattamente! Voi siete... Era una trappola? Bastardi! Io mi trasformo in questo coso senza faccia. È un ogre alla fine, però beh, cioè, bello ma brutto rispetto a tanti altri che abbiamo visto. Debole al fulmine, Che ne dici allora di mandare in campo il nostro amico Ryuji per questo giro? Termopili! Ryuji, che ne dici di pensarci tu, ciccio bello di casa? Allora, attacca. 190, non male. Vai di zio. Fermalo. Minchia, l'ha distrutto. Io volevo solo fermarlo. Vabbè, bravo Ryuji. Siamo anche saliti di livello. E quasi 260 di SP, dai, non male. Voglio arrivare a un buon numero di SP. Oh, avete la chiave! È andata abbastanza bene, no? Quindi dovrebbe esserci una sola ombra nella sala di sicurezza. Prendiamo l'altra chiave finché possiamo. Joker, vuoi raggiungere subito la sala di sicurezza di prima? Minchia. Vai. Vai da solo. Eccola qui. C'è qualcuno? Perché non torna? Sarà successo qualcosa? Una volta fatta l'irruzione inizierà subito la battaglia. Sei pronto? Vai. Ok, andiamo. Oh, chi siete? Siamo qui per l'altra chiave. Cosa? Quindi la trasmissione di poco fa? Come avete osato? Bello, lui è molto più bello rispetto all'altro. Cioè, brutto, però è più bello rispetto all'altro.
Allora, tu cosa sei debole? Al nucleare? Non dire altro. No, vabbè, dai. Andiamo leggeri. Sì, come no. Vai, Raul, uccidi! 3.735. Non male, Raul. Ti ho costruito proprio bene. E soprattutto non è neanche al massimo della sua forza. Cioè, ricordiamo... Oh, non ho letto Yusuke. Perfetto, ora abbiamo entrambe le chiavi. Oh, un momento. Ecco lì la mappa. Sbaglio, questa mappa ha più informazioni rispetto alla nostra. Ecco la seconda. Ah, hai ragione, bravissima, Queen. Forse possiamo capire la struttura della banca ai piani inferiori. Come ti sembra? Riesci a capire dov'è il tesoro? Beh, l'area più sospetta è quella più in profondità. Guardate qui, c'è un ascensore che porta in basso. Il tesoro deve essere da quella parte. Stando a questa mappa, la zona oltre la paratia è piuttosto ampia. Sono certo che da qui in avanti la sorveglianza diventerà ancora più rigorosa. Dobbiamo essere cauti. Sono sicuro. E quest'ombra brutta? Si muove quando muovo la telecamera? Guarda. Qui c'era questo interruttore che non avevo toccato prima. Ok, dovrebbe essere un piccolo shortcut, niente di più. Vediamo subito. Eccolo qua, infatti. Mi sembrava di mancare qualcosa. Anche qui avevo mancato un pezzo. Vediamo, questo cosa apre? Questa porticciola qui. Questa porticciola non è nient'altro che uno shortcut della zona iniziale. Perfetto. Qui però avevamo mancato anche questo interruttore per le telecamere di questa zona. Niente di più, niente di meno. Ah no, anche di quella dopo. Beh, meglio. Ora che abbiamo le chiavi, finalmente possiamo aprire questa porta inapribile. D'accordo, proviamo a girarle contemporaneamente. Al 3, 1, 2... Cliccate! Quanti soldi! Ci è voluto un po', ma siamo riusciti ad aprirla. In realtà neanche troppo. Ottimo lavoro, ben fatto, bel lavoro squadra. Sono d'accordo, abbiamo superato questa sfida grazie al lavoro di squadra. Sì, effettivamente, congratularsi con uno solo... Cacchio, il pavimento è ricoperto di banconote. Che tra l'altro... Già. E così ha rubato tutto questo ai deboli. La pagherà cara. Allora, non vorrei aver rovinato un sogno, però come potete vedere, sulle banconote c'è la faccia di Kaneshiro. Quindi anche rubandole tu proprio passiamo con le braccia aperte così, come i bulldozer, non ci guadagneremo niente. In carta straccia nel mondo reale, insomma. Allora, qua la porta è chiusa, però il sacchetto almeno glielo posso rompere e rubarmi una fibbia di latta. Che bello. Allora, facciamo piano per piano. Aspetta, Joker, nasconditi. Altre telecamere. No, queste sembrano diverse da quelle di prima. Si accendono ad intermittenza. Che utilità avrebbero delle telecamere che si accendono e si spengono? Bah, sarà un sistema di sorveglianza che passa tra più telecamere per una maggiore efficienza. No, è una cazzata e basta. Quindi dobbiamo passare quando non registrano, no? Potrebbe funzionare, ma dobbiamo stare attenti alle guardie. Avanziamo con prudenza. Allora, iniziamo ad avanzare. Aspettiamo. Avanza. E avanza, perfetto. Merda, nasconditi. Volevo attaccarlo che tanto è verde. Dai, girati. Girati, dai, che così ti ammazzo in un colpo. Va bene, dai. Ho capito, ti attacco. Volevo ammazzarlo con un colpo qua ai reni. Gli rubavo un rene. Allora, flusso. Attacco maggiorato, eh. Mie care signore, siete finite. Tanto siete delle vampire, gli attacchi di luce vi fanno male. E anche Yusuke sale di livello e apprende Bufala. Allora, via questo e apprendi quello più forte. Bravissimo Yusuke. Allora, dicevamo, qui le telecamere si spengono di nuovo. Aspettiamo questa. E passiamo, perfetto. Per fortuna che i nostri companion comunque non attivano le telecamere. Sarebbe stato un problema effettivamente.
se lo facessero. Oh. Allora, fammi vedere. Da qui vedo un'altra stanza di cane shish. Quindi iniziamo a scendere. Cane scimmia. Allora, di qua si continua a scendere, perfetto. Io però non vorrei scendere troppo perché non voglio tagliare tutti i piani. Metti caso che c'è qualcosa di utile. Come no? Allora, aspettiamo. Passa. Allora, passa e attacca. Perfetto. Anche questa guardia saluta tra poco. Ma guarda, una pixie esplosiva. Oh, che caruccia. Quasi quasi gli sparo. No, non sparagli. E io gli sparo. Gli fa la metà del danno all'incirca. Comunque è stato abbastanza da farle esplodere. Non male. Una carta bianca. Oh, come se me ne mancassero. Vorrei addirittura buttarne un po' per... Vabbè, che tra un po' in realtà le useremo. Grazie a Yusuke e al suo potenziamento, le carte bianche le possiamo utilizzare. Di qua si passa, perfetto. Qui c'è un gancio. Ed è a forma di coda di maialino. Allora, di qua si risale, vero? Anche di qua, perfetto. Quindi vai di rampino. Allora, quanti rampini che ci sono in questa zona? Come faccio ad andare dall'altro lato? Semplicemente scendendo da questa parte. Allora, apriamo il forziere. La kotaga nera, anche questa ormai non ci serve più. Allora, fermi tutti. L'unica è quella? Serio? Che quindi questa sia la zona sbagliata dove atterrare? Può essere. Forse dobbiamo andare... Non di qua, ma di là. No, di là scendiamo. Aspetta, riproviamo. Allora, se voglio scendere di là, questa non è la zona giusta. Dovremmo trovare un'altra zona per andare da quel lato. Come vedete, qua c'è il rampino che ci fa arrivare da lì a qui. E tra l'altro potremmo anche buttarci di sotto, che tanto è tutto fatto di soldi. Ci attutisce la caduta. Eccoci di nuovo qua. Allora, possiamo scendere dalle scale oppure passare da questo lato e uccidere tutte le guardie piano piano. Beh, ma siamo sotto la telecamera. Appena finisce il combattimento sicuro ci beccano, sicuro. Che bello che tra l'altro quella lì c'ha una posa diversa rispetto all'altra. È in posa da ribattuta. Strano, non mi sembrava di averla mai vista. Non ci avrò mai fatto caso. Debole al nucleare, eh? Ho la persona adatta a te proprio. Colpisci. Ops, 5.200. Mi dispiace. Devo togliermi subito da qua perché c'è la telecamera. Lo sapevo, lo sapevo. Colpisci. Ancora, siamo sotto la telecamera un'altra cacchio di volta. Bravi noi, santo cielo. Vai, e frecce splendenti, così mi ricarico. Non male. Minnaika. Che tra l'altro il combattimento che arriverà contro il boss Kaneshiro. Merda. Che arriverà contro Kaneshiro. È uno scontro che non dico che mi ha dato difficoltà. Perché. Qua ci siamo arrivati all'ascensore. Benissimo. E allora si torna indietro. Avendola fatta una sola volta under level, cioè under level, al livello che il gioco comunque ti permette di essere, non è stata una sfida tanto facilotta, eh. Proseguiamo per queste scale e vediamo dove finiamo. Allora, arriviamo qui, che è il piano dove eravamo poco fa. Apriamo con la carta e, se mi ricordo bene, andando dall'altro lato dovremmo riuscire, se non sbaglio, ad arrivare dall'altra parte. Ma non vorrei dire una cavolata. Eccoci qua, perfetto. Moneta antica, wow. Allora, qua posso risalire, perfetto. E qua posso usare il rampino là in fondo. Che showman che sei, Joker. Mamma mia. Eccoci qua, perfetto. E il secondo seme l'abbiamo recuperato. Non male, eh? Bravo Joker. Che, a dirla tutta, a livello di registrazione,
il... A registrazione episodio, l'episodio di un castello più lungo ad ora ce l'ha ancora il castello di Kaneshiro. Io dico castello perché appunto il castello di Kaneshiro è quello più grande, nel senso proprio castello. Merda. Quando in realtà la parola giusta dovrebbe essere palazzo. E niente, sono passato però. Tanto, vogliamo mettere il 15% davvero? Pensi davvero che mi spaventerò per questo 15% Kaneshiro? Io dico castello perché per me castello, palazzo, sostanzialmente stessa cosa. Poi magari uno mi dice no, non sono la stessa cosa. Però, scendiamo giù con l'ascensore e andiamo a trovare solo Kaneshiro. No, non è vero, sarà circondato dalle sue guardie sicuramente. Siamo scesi e lì c'è un cane. Davanti a un forziere, ma pensa un po'. La cosa stupida è che secondo me avrebbero potuto fare con i cani, non solo in questo livello perché, haha, spoiler, ci sono anche in altri livelli i cani. Avrebbero potuto, secondo me, come cosa aggiuntiva, sì, potrei fare la staffetta, c'hai ragione, ma no. Far sì che anche se ti nascondi i cani ti fiutassero col naso, cioè con l'olfatto ti sentono, cioè ti... Oh, è qui, bau, bau, bauscia. Invece i cani sono solo una skin diversa per nemici che sono sempre in quelle zone. Peccato, poteva essere una roba in più, però vabbè, non mi posso certo lamentare. Sentite anche voi qualcosa di che arriva da sotto? Quello non è Kaneshiro, cosa sta facendo laggiù? Da dove siamo è difficile ascoltare ciò che dice. Eh beh, ci credo, siamo in alto e lui là in basso. Allora, tutti nemici azzurri, quindi non posso ucciderli con un colpo solo. Aspettiamo che quello torna indietro e lo attacchiamo alle spalle, come dei bravi ladri fantasma. Ecco fatto. Oh, ma guarda, un'ombra d'oro. Che ne dite di una Sautobi per una volta? No, perché questa qua, se non sbaglio, respinge i colpi. No, li blocca solamente quelli da sparo. Perfetto. A Sautobi allora, che è da un po' che non lo stiamo usando. Quindi vai Yoshitsune. Sì, lo sapevo che quello avrebbe resistito. Lo so benissimo. Tanto è qui solo per farci guadagnare soldi questo qui. Niente più, niente meno. Panterina, vai, attacco speciale. Saltiamolo però l'animazione perché sennò è lunga. L'avranno ucciso? Bravissimi ragazzi, un po' di punti esperienza extra per noi. Neanche troppi, però vabbè, apprezzo lo stesso lo sforzo. Bravi. Quindi, proseguendo da questo lato, dovremmo piano piano arrivare dove c'è Kaneshiro. Quella è un'ombra verde? Distrutta. Ed è così che funziona l'attacco speciale di Ryuji. Se fossimo andati dall'altro lato, beh, avremmo trovato quell'ombra un po' più potente. Pensavate che non l'avrei affrontata? E se no come livelliamo in questo gioco se non affronti i nemici? Vediamo. Ancora quello legato. Ricordami a cosa sei debole. Allo psichico. Sai cosa? Se dopo va tutto per i miei piani, avremo anche una persona psichica nei prossimi episodi. Quindi per adesso... distrutto. Che dire? Mi ha dato praticamente più esperienza lui che il coso del tesoro. Pensa un po' come si sforzano. E tra l'altro, ecco qua un forziere chiuso. Al primo giro devi essere sempre preparato in ogni cacchio di castello. Avere almeno 5 grimaldelli, ma proprio a dir poco. Anzi, a dir tanto in realtà, perché molto spesso capita che se di chiusi ce ne sono 3-4. Però dai, come minimo allora facciamo 5, come massimo 10. Te li tieni per i prossimi dungeon, quelli che ti rimangono, ovviamente. Non male. Però poi quando arrivi al grimaldello dorato dici: cacchio, me ne sono fatti a fare tutti questi grimaldelli inutili. E per fortuna il grimaldello dorato ti fanno il piacere, perché è un piacere secondo me, perché
a livello di gameplay potevano benissimo togliertelo. Potevano benissimo togliertelo come tutto il resto degli oggetti, tipo le cure, queste cose qua. Eppure te lo lasciano perché sanno che ti sei fatto il culo per averlo e... Bravo giocatore. Proseguiamo e andiamo a vedere di cosa parla Kaneshiro col suo soldatino. Se ci avviciniamo ancora dovremo combattere, sei pronto? Sì, e quell'ombra sembra rossa, ma non è un problema per me. Kaneshiro! Bastardi! Come siete arrivati fin qui? Che ne è stato della security? Si dispiace, per noi è stata una passeggiata. Beh, non è stato poi tanto facile. Ehi, spazza via tutti questi vermi! Tienili lontani dall'ascensore a qualunque costo! Ci penso io, capo! Oh, guarda! È un Kinky! Con tutti gli altri due? Perfetto! Volete combattere? Combattiamo allora. Tu a cosa sei debole? Riflette la pistola, resiste agli spari. Tu sei debole al nucleare e tu sei debole al fulmine. Si addormenteranno i nemici? Secondo me no. Però ci voglio provare. Tanto lo so che sarà inutile. Ah no, ha funzionato. Pensa un po' che culo. Danno tecnico. Minchia, eliminato addirittura. Staffettiamo a lui. Danno tecnico. Stunchete. Minchia 3000. Passiamolo ad Anna. No, ma come? Ma scusami. Vabbè, sti cazzi, muori. È vero che resiste. Oh, che stupido, vabbè. Ma scusami, perché non è andata la staffetta? Boh, sti cazzi. Assaltiamolo, ragazzi. Vai Ryuji, uccidilo. Povero Ryuji, anche nella sua emote deve fare sempre una figura del cazzo. Però almeno c'ha la posa da figo alla fine. Livello 30, 258 SP. A me importa più degli SP che degli HP in questo gameplay, diciamo. Voglio più fare magie possibili. Dov'è Kaneshiro? Ah, se l'è data a gambe mentre eravamo impegnati a combattere. Già, ma nella fretta sembra aver perso questo. È un diario, vediamo cosa dice. R uguale C uguale 0, I uguale 1, H uguale 2. Che vorrà dire? Le pagine successive sono state strappate. Che si tratti di una specie di codice. Codice che tra l'altro ho ancora salvato in un file TXT sul computer. Anche se non capiamo nulla di quella roba, andiamo avanti lo stesso, giusto? Vista la reazione di Kaneshiro, questo ascensore dovrebbe condurci nell'area che più nascosta della banca. In tal caso sarebbe anche l'area più sorvegliata. Dobbiamo essere pronti a qualsiasi evenienza. In sostanza, ti sta dicendo il gioco, se non sei pronto, vai nella safe room prima, esci, salva e ritorna il giorno dopo. Però siamo ladri fantasma professionisti noi, non ne abbiamo bisogno. Vediamo, scendiamo e vediamo cosa ci nasconde il giuoco. Ehi, guardate! Ma che diavolo! Quelli sono tutti cavò! Ma che problemi ha questo tizio? Dobbiamo controllarli uno a uno per trovare il tesoro! Un momento, quella forma è chiaramente... Che sia... Che c'è? Se la mia ipotesi è corretta, non dovremmo evitare e esaminare ogni singolo cavò. Sul serio? Lo spero. Vi spiegherò non appena avrò verificato la mia teoria. Lo spero anch'io. Chissà che teoria ha Makoto. Lo scopriremo a tempo debito, come dice lei. Allora, fammi vedere. Qui non c'è nulla ed è tutto chiuso. Qui c'è una safe room ed è meglio entrarci. Ecco qua, d'accordo, pare che questo luogo sia sicuro. Già. Questo sarà un ottimo luogo dove riprendere l'infiltrazione. Sì, ma a noi non ci interessa perché usciamo subito, ragazzi. Fine del riposo. Allora, ecco qua il computer. La serratura attivata... Ah, voce meccanica. La serratura attivata è attivata. Inserire il pin. Pin? Quindi da qui si apre uno dei cavò? Sopra il tastierino numerico c'è scritto qualcosa. Rich. È disgustoso. Quanto si può essere ossessionati dal denaro? Un momento, potrebbe voler dire qualcosa. Credete che abbia a che fare con quel diario? Fammici pensare. Se ricordo bene diceva R uguale C uguale 0, I uguale 1, H uguale 2. Visto, ci sono tutte le lettere della parola rich.
Vale la pena provare. Ci pensi tu, Joker? Ci penso io. Lasciamo tutto nelle tue mani. Il tesoro potrebbe essere qui dietro. Se non sai cosa fare, controlla il diario di Kaneshiro tra le nostre cose. Non ce n'è bisogno, tranquilli. Allora, sul diario c'è scritto R uguale C uguale 0, I uguale 1, H uguale 2. Vale la pena tentare. Joker, te ne occupi tu? Sì, volevo già farlo poco fa, se me l'aveste fatto fare. Allora, quindi abbiamo detto R, I, C e H. Perfetto. Corretto. Apertura in corso. Clink. Ma che? Si è mosso tutto il cavò. Dunque la mia ipotesi potrebbe essere corrette. Soldi! Mi servono altri soldi. Devo arricchirmi ancora. Per i ricchi tutto è possibile. Quella voce è Kaneshiro. Ci sta osservando. Non penso. Sembra più sia la sua voce del cuore. Crede davvero che ruoti tutto attorno al denaro? Ricatta le persone derubandole dei risparmi e non ha neanche abbastanza. Che imbecille. Ma soprattutto il messaggio sul diario era il codice del PIN. Sì, così sembra. Ma da qui in avanti dubito che sarà altrettanto facile. Le altre pagine sono state strappate dal diario. Chissà quali indizi contengono. Indizi che io ho già, tra l'altro. Beh, non siamo pessimisti. Diamo un'occhiata in giro e cerchiamo qualche indizio. Dobbiamo andare avanti e trovare quei PIN. Allora, si è aperto qualcosa da questi lati? No, si è solo aperto da questo lato. Allora, qua si scende e da lì è chiuso. Allora si prosegue. Nemici? No, ma telecamere sì. Oh, c'è un forziere probabilmente da questa parte. Aspetta, questa telecamera. Nemico azzurro. E io l'attacco. Che culo. Meno male che non si è girato verso di noi mentre eravamo fermi. Aveva quasi resistito. Se non fossero stati tanti i colpi, avrebbe resistito al colpo. Bravo nemico. Cosa impari? Ninna nanna? Beh, in realtà io ti lascerei dormina perché ha chance alta, mentre questo ha chance media. Continua con dormina. Allora, sì, è vero, tanto non useremmo comunque l'abilità di addormentare Diana, visto che abbiamo la nostra, però metti quella volta che capita, chissà mai che possa essere utile. Questo è bello, questo mi piace come ombra, diciamo, più che come persona. Tu che cosa fai? Resiste alla spada, blocca lo sparo ed è debole al vento e alla luce. Oh, non mi fai più che felice così. 1008 con la debolezza, più tutti i miei vari potenziamenti e il flusso che ci ha raddoppiato l'attacco. Non male. Più il 20% di attacco bonus della nostra Kaguya. Forse abbiamo trovato i comandi che cercavamo. Possiamo fare qualcosa qui? Vediamo subito. Beh, abbiamo aperto una porta. Guardate, la sera cinesca è sparita, possiamo proseguire. A tutte le guardie, a tutte le guardie. I ratti sono riusciti a spingersi fino all'ultimo piano. Rafforzate la sicurezza a tutti i livelli. Non devono procedere oltre. Proteggete il porcellino dorato a qualunque costo. Diamine, deve essere proprio agitato. Teme più di ogni altra cosa che mettiamo le mani su questo porcellino dorato. Beh, credo proprio che si riferisca a qualcosa laggiù. È alquanto sospetto, secondo me. Ha scorreggiato, ma dai, pagina strappata. Qui c'è una nota, c'è scritto P uguale 1. E tra l'altro l'1 è uguale anche alla I. E che cavolo vuol dire? Un momento, il bordo è strappato, che sia il diario di Kaneshiro. Allora la parte successiva del codice di prima, dovrebbe esserci utile. Ottimo. E dov'è? Eccola qui. Vediamo cosa si nasconde qua dentro. Qualche oggetto, perlina, buttala via. Allora, apriamo anche questa porta perché sono una persona dispettosa. Allora, attenzione alla telecamera, c'è il cagnolino. Eccolo là in fondo. Di che colore sei? Azzurro, quindi non ti posso shottare, ma ti posso comunque combattere. Hai due cani, eh? Flusso, ottimo.
Così vediamo quanto danno possiamo fare con questo attacco qui. Vediamo con l'attacco raddoppiato. 2477. Non male, non male. Possiamo fare i grossi danni allora. Allora, qui c'è una porta chiusa che non si può aprire, però ecco qui un altro terminale. È un po' è un dispositivo per inserire il PIN. C'è scritto RIP. RIP, come mietitore. Perché mettere una password del genere? Quell'uomo vede le persone come bancomat ambulanti. Forse incassa il denaro e gli ricorda la mietitura. Kaneshiro è marcio fino al midollo. Se funziona come prima, gli indizi dovrebbero aiutarci a capire la password, giusto? Vedremo. Perché non controlliamo le informazioni che abbiamo a disposizione? A me importa solo di poterlo attivare. Quindi abbiamo RIP. Sì, grazie. Allora, vediamo. R, 0, la E è il 9, la A è il 3 e infine la P è uguale all'1. Eccolo qua. Vediamo se conoscendo già i numeri possiamo speedrunnare questa zona. Ops, ma guarda un po', ho già sbloccato la tua zona senza aver trovato i foglietti. Quel suono, sembra che il cavo si sia mosso ancora. Ok, ha funzionato. Non si avvicinerà nemmeno alla quota del mese. Non voglio sentire scuse, devi mietere fino all'ultima moneta. Di nuovo questa voce. Se non ci arrivi te lo spiego io. Le persone che non possono guadagnare denaro sono inutili. È del tutto distorto. È davvero convinto che il denaro sia più importante della vita umana. Che uomo patetico. Già, chiudiamola alla svelta. Probabilmente la porta è aperta. Dovremmo tornare a controllare. Che ne pensi, Joker? Torniamo subito al cavo? No, perché avendo tagliato questa zona, beh, manca tutto il resto qui. Ad esempio, qui abbiamo mancato questo, che ci fa entrare qui e ci fa trovare una cesta. Niente di eccezionale, ma replica di un'arma comunque. Si può sempre usare. Mentre da questo lato, ecco qui un altro porcellino che sicuramente conteneva la pagina strappata. Questa è una specie di nota, vero? Secondo voi è un indizio? Abbiamo già scoperto il PIN, questa l'abbiamo trovata un po' tardi. C'è anche una discussione unica se tu indovini il PIN subito, ma dai. E non ci dice ovviamente che cosa c'è scritto, però te lo puoi andare a leggere. Eccoci di nuovo qui. Quindi, ora che abbiamo trovato la password... Oh, si è aperta! Questa è la seconda, chissà quante ce ne sono ancora. Le scopriremo di sicuro strada facendo, andiamo alla prossima. Ovvero prosegui, stai zitto, insomma, ci ha detto Morgana. Va bene capo, vado avanti. Allora, cosa si nasconde qui? Altri nemici? No, per adesso no. Si nasconde una porta chiusa. Oh, guarda, oh, ci sono i cani qua. Facciamo attenzione e anche le cose elettriche, ma che bello. Che belle che sono le cose elettriche. E io ti attacco. Penso se adesso mi glitch e finisco oltre la recinzione dopo. Tanto non succede. Un attacco potenziato, eh. Beh, allora se me lo permetti. Attacco nucleare. Beh. Non male, direi. Direi proprio non male. Non ho visto quanto ho preso, ma sti cacchi. Allora, qua ci sarà un po' di giri da fare se vogliamo passare. Tra cui adesso devo uccidere sto cane. Ecco fatto. Qualcuno di esplosivo? Non ce ne sarà il problema. Tanto morirete tutti. Minchia, è morta con un colpo. Beh, anche gli altri in realtà non è che siano morti tanto dopo. Però per sfortuna mia non sono morti per colpa del mio colpo, diciamo. Allora, qui non c'è più nulla, però qua posso salire. Allora, qui non c'è nulla, ok. Proseguiamo, ma guarda qua, sti bancali pieni di ah no, aspetta, calmi tutti. Stavo dicendo, guarda qui sti bancali pieni di soldi. Mamma mia, cioè... Manco paperon de paperoni, veramente. Allora, lì... C'è un rampino. Qui si prosegue. Allora, c'è un forziere. Sì, lo so, grazie Yusuke. Per arrivarci dovrò scendere, immagino.
Devo scendere da qui e risalire col rampino. Perfetto. È chiuso, apriamolo. A me non mi interessa. Oddio, che cazzo è quella? Un giubbotto dorato, Yusuke. Niente di più. Ora che abbiamo preso quel forziere, possiamo disattivare l'elettricità, che probabilmente disattiva quel muro elettrico che ci farà passare da quella porta. Questi qua, due cosine a caso. Qua c'è una porta completamente dorata. Questa porta sembra diversa dalle altre. È tutta luccicante dorata. Ah, c'è anche questo strano maiale. Forse dovremmo prima andare in ricognizione. Buongiorno, questo ingresso è riservato ai dipendenti della banca di Kaneshiro. Per entrare mostrare la schedina d'accesso e pagare 10.000 yen. 10.000? Capisco che i dipendenti debbano mostrare le loro schede d'accesso, però... devono pagare anche loro, e non sono spiccioli. Quindi per Kaneshiro persino i suoi dipendenti sono risorse da sfruttare. Gli farà sicuramente guadagnare qualcosa, ma dubito che si tratti di somme considerevoli. Che dovremmo fare? Non penso che dovremmo pagare Kaneshiro. Potrei anche farlo volendo, ma non lo farò. Già, credo che ci convenga cercare un'altra soluzione. Non lo farò perché... col cazzo che ti do i miei soldi, stronzo. E tra l'altro... se no, veramente... tagliamo tutto quanto con l'accetta. Allora, dov'è il nemico? Eccolo qua. Che ne dici di morire per me? Insignificante moscerino. Voi siete deboli alla luce, vero? Non aspettavo altro. Ah no, Ebr. Vabbè, 800 comunque non è stato male, che dire. Potrei ucciderli tutti quanti con Gura, dai. Guarda. Addirittura gli attacchi critici con le persone che troviamo in queste zone. Che in realtà poi è il gioco che ti mette... le persone utili schiacciando R1, ma... cazzo, c'ho una persona di livello 99, fammi usare quella, no? Aspettiamo che la telecamera si accenda. Perfetto. E ora rompiamo l'elettricità. Niente più telecamere. Per quanto potesse essere utile in questa zona, però vabbè. Un pensiero in meno nel caso dovessimo tornarci, no? E ammazziamo questo cane. La cosa bella è che comunque se esci da queste zone i nemici respawnano. Uscire da quelle zone comunque ti permette di farmare un bel po' di punti esperienza e magari anche soldi e magari anche qualche oggettino. Allora, uccidili. Io come facevo nel game plus, normale? Nel game plus, sì. Come facevo nel new game io a giocare? Facevo molta più attenzione, semplicemente. Avevo molti meno punti magia, avevo molti meno punti HP. Dovevo contare col contagocce ogni singola cosa. Per la maggior parte i nemici li attaccavo fisicamente, pur di non consumare punti magia. Allora, tu cosa sei debole? Allo psichico, come sempre. E allora crepa. Che poi... più avanti, tra l'altro, si sblocca un tipo di fusione speciale, che è la fusione network. In sostanza, non so bene se sia persone che hanno altre persone nel mondo, chi gioca online, chi è collegato, e quindi il gioco rileva le loro persone e te le mette in fusione, oppure è proprio una roba a caso. Però ogni tanto escono persone più potenti con cui tu puoi fondere e ricevere nuove persone. Persone che magari non avresti ottenuto subito. Ed è interessante come meccanica. Allora, se passo di qui, c'è una telecamera blu e un nemico verde. Merda. Lo sapevo che sarebbe successo. Grazie. Allora, questo è tutto verde. Vabbè, ascolta. Ecco fatto. Guarda, neanche pagina strappata livello 4. E vai, un'altra nota. Se non sbagli c'è scritto G uguale P. Ok, abbiamo un indizio in più. Continuiamo così. Tanto, cosa me ne frega della telecamera, detto sinceramente. Merda. Ok, questa non l'avevo vista. La sorveglianza ora è gialla. Credete davvero di spaventarmi con questi trucchetti? Aspetta che stavolta faccio attenzione. Minchia, 75, eh? Forse l'ho alzata un filino troppo l'attenzione. Stavolta ho sbagliato io a camminare. Qua ci posso stare io.
Pensi davvero di spaventarmi? Oh, guarda, il maiale dorato di prima. Buongiorno. Forse non dovremmo pagare se lo riduciamo in mille pezzi, no? Spaccare roba ha sempre funzionato. Ok, facciamo un tentativo. Mal che vada, non funziona più, no? Per Joker la soluzione del mondo è prendere a calci la roba. Ha funzionato sul serio. Devi dare, ascolta Ryuji. E qui un altro porcellino d'oro. Con la pagina strappata 3. È una nota che ha un suscritto U uguale A. È come gli altri codici che abbiamo trovato. Credo che sia un indizio. Ma va? Davvero, Morgana? Ehi, un altro di quei tastierini. Questa volta la parola è Ags. C'è scritto Huge, brutto idiota. Non sai nemmeno leggere. Quindi anche questo è da convertire in numeri. Spero che sia fattibile con gli indizi che abbiamo. Penso proprio di sì. Allora, abbiamo detto che la parola è huge, quindi enorme. Allora, H uguale 2. La U è uguale al 3. La G è uguale alla 1. E la E abbiamo detto che è uguale al 9. 2319. E anche questa porta, clic, è andata. Perfetto. Ottimo, sembra che il cavo continui ad aprirsi. Bene, allora dovremmo... Non è abbastanza. Dovete gettare un'ombra colossale. Cos'è stato? Ne ho abbastanza di farmi calpestare dagli altri. Ora tocca a me. È recuperabile. Non gli importa nulla delle persone che calpesta a sua volta. Sono sempre più decisa a ogni passo che facciamo. Andiamo avanti. Vuoi tornare al cavo? Sì, stavolta non c'è nulla che ho mancato. Qua c'è un nemico, pensa un po'. Guardate, adesso è aperta anche questa. Questo movimento, non c'è alcun dubbio. Notato qualcosa? Tutto il piano è un cilindro di una serratura. In che senso? Tra l'altro ci mancano ancora una, due, tre paratie. Ah, scusami, spiegati meglio. Il cilindro è un meccanismo che verifica la forma corretta di una chiave. Se usi la chiave giusta, i dischi si allineano e la serratura si apre. Ora che l'hai detto, ho notato che i muri ruotano, ma il percorso no. Quindi tutto il piano sarebbe una gigantesca serratura. Esatto, i cavo più piccoli non hanno importanza. Più avanti deve esserci un'area chiusa dalla stanza stessa. E il tesoro deve essere lì. Dai, proseguiamo. Allora, qui c'è un nemico ed è giallo. O meglio, no, è rosso ed è vestito di giallo, perdonami. Cioè, un altro di questi coglioni. Che ci fa qui? Guardate, alle sue spalle. Un altro dispositivo, l'ombra lo sta proteggendo. Allora, per proseguire dobbiamo eliminarla. Sei pronta, Joker? Sei pronto. Voi dovete essere i topi di cui si parla. Beh, Kaneshiro-sama mi ha ordinato di non far passare nessuno oltre questo punto. Rassegnatevi a morire. Oh, guarda, un altro uomo teschio cavallo. Con un buco proprio lì. Già. Debole alla luce? Non dire altro. E questo era il più tosto dei suoi uomini. Complimenti, Kaneshiro-sama. Allora, livello 31, 261 di SP. Bravo, Joker. Sarebbe stato interessante se ci fossero state mosse overpower, tipo che richiedono 200 di SP, ma che proprio distruggono l'umanità. Però vabbè. Un altro di questa password o roba del genere? Ho sbagliato a leggere. Ah, questo non ha password o roba del genere. Scusami, Yuri Ryuji, ti ho fatto sbagliare io. Sarà per quello che l'ombra lo proteggeva? Non sembra che servano chiavi, ma ci sono dei pulsanti a destra e a sinistra. Deve esserci un motivo per la presenza della guardia. Cerchiamo di capirlo. Pulsante a destra. Ah, gira comunque. Però cambia direzione. Allora, quindi col pulsante a destra ha girato, ma è tutto chiuso. Ok, stavolta proviamo a premere di nuovo il pulsante, che ci gira a stavolta a sinistra. Perfetto, bravo Morgana. Vediamo. Ah, guarda, un altro di questi. Sembra un dispositivo come quello di prima. Pulsante a destra.
La chiave si inserisce e il cavo gira a destra. Ok, si è aperto, però si è aperto dall'altra parte, quindi stavolta giriamo ancora a destra, vai. Credo che in realtà... sì, questa è quella giusta, fermi tutti. Fermo un attimo, Joker. Sinistra, rientriamo di nuovo qua, anche questa volta sinistra. E ci si è aperta la strada da questo lato. Bravi tutti. E guarda un po' cosa si nasconde qui. Un'altra guardia. Anche qui ci sono delle ombre. Forse stanno proteggendo qualcosa. Una porta. Chissà cosa nasconde quella porta. Quella sembra parecchio forte. Meglio assicurarsi di essere preparati a dovere. Beh, non è un problema. Ci penso io. Quella è decisamente potente. Siamo pronti? Minchia. Cosa ci fate qui? Ma dato che ci siete, questo sarà l'ultimo posto che vedrete. Parli molto arguto. Oh, ma guarda. Arriva, in guardia. Un bel leoncino. È una chimera. Non mi sorprende. Allora, se debole al ghiaccio, la luce non ti fa nulla, il fuoco sicuramente no. Forse posso addormentarti, secondo me no. E invece posso benissimo. Oh, allora, guardia. Guardia. Che cazzo di modo è per russare? E stavolta, explosion. 1004. Bravo Raul. Questo dovuto al fatto del 50% di danno extra. Era 50 o 20? Sai che adesso non mi ricordo. Fermi un attimo. 50%. Ergo, se non avessimo avuto questa abilità sarebbe stato solo un 700 di danno. Che comunque, buttalo via. Ed ecco a voi l'ultimo seme della bramosia di Kaneshiro. È quello blu. I colori Power Ranger, anche questa volta, li abbiamo recuperati tutti. La cosa strana è che l'unica volta in cui Joker sorride mentre prende un seme della bramosia nel primo castello, quello di Kaneshiro, che lo guarda, sorride e fa... E infatti l'ho messa come copertina. Mamma mia, che brutti. Il cristallo della gola. Benissimo. E anche questo seme l'abbiamo recuperato, Morgana. Sei contento? Direi proprio di sì. Allora, siamo ancora gialli tra l'altro in tutta questa storia, però alla fine abbiamo recuperato il nostro tesoro. Questo vuol dire... Giriamo ancora il pulsante, tutto a destra. Cliccate. Torniamo indietro, tutto a destra di nuovo. Di qua, eccoti. Vai, premi il pulsante. Oddio. E adesso manca solo un ultimo strato di lamiera gigantesca, che probabilmente supereremo andando di qui. Un'ombra ed è azzurra. Fermo. Aspetta che gira. Perfetto. Così iniziamo ad abbassare un po' la nostra notorietà. Tanto non è un problema, non è che le ombre ci cerchino o cosa, però... Sempre meglio tenerlo basso, no? Praticamente potrei fare tutto il gioco con Kaguya in pratica. Fino adesso, avessi usato solo Kaguya, avrebbe funzionato uguale. Avrebbe funzionato uguale. E questa mi sa tanto che... Basta, Joker. È la zona grossa che richiederà tanto tempo per essere esplorata. Però quel cane è verde. Posso ucciderlo con un colpo solo. La sicurezza sembra più rigida qui. Nessun problema, ci basta togliere l'energia alle sbarre come fatto in precedenza. Oppure andare direttamente al pannello, che tanto le password ce le ho già. Stando al loro aspetto, direi che abbiamo bisogno di trovare delle centraline. Già, direi proprio di sì. Però prima, uccidiamo il cane. Il nemico, eccolo qui, questo è azzurro, quindi non posso ucciderlo con un colpo solo, ma non è un problema. Guarda, un'ombra rara. Non è un problema mio.
Dai, di pochissimo, ancora un colpo ed era morto. Vai, Ryuji, ammazzalo tu. Crepalo. Stunkete. 1300, bravo Ryuji. Complimenti a Ryuji. Quando ci vuole, ci vuole. Nuova abilità per Yusuke. Signore della velocità. Sakukage all'automatico inizio della battaglia. Ok, togliamo questo. Ok, allora fammi vedere il prossimo nemico che colore è. Anche quello è un cane verde. Ucciso con un colpo solo. Ed ecco qui la prima centralina. Quanta roba avrà tolto? Solo un giro, perfetto. Ce ne sono altre, sta diventando una vera seccatura. Potrebbe essercene alcune sopra le nostre teste qui dentro. Penso proprio di sì, Morgana. Se allora è vero, bisogna salire di sopra e provare a vedere. Allora, qui c'è qualcosa. Allora, lì c'è una entrata e lì c'è una centralina. Anzi, più di una. Tacchete, anche questo è distrutto. E ha tolto le telecamere, vabbè, sempre meglio di niente. Mentre quella, beh, chissà, forse potrebbe essere quella giusta. Passiamo di qua, apriamo il forziere. È chiuso, grimaldello duraturo. Ancora Yusuke, non mi interessa. Oh, che cazzo c'è lì dentro? Una catena di perline, la vuoi? Proseguendo da questo lato, correndo tra l'altro, scendiamo di sotto e andiamo a rompere anche l'ultima centralina. Sarà quella giusta? Sembra che abbiamo finalmente disattivato le sbarre. Ci credo. Siamo ladri fantasma, non per niente, dopo tutto. Per arrivare su questa probabilmente dovremmo fare un giro più lungo. Però ormai abbiamo raggiunto il nostro obiettivo. Il maialino dorato ora è nostro. Con la pagina strappata numero 5. O più H uguale 10. Anche i calcoli adesso, santo cielo. Eh beh, è stato sicuro comunque. Chiamalo scemo, è stato bravo a nascondere la mia voce. Merda, è una follia. È stato bravo a nascondere comunque le sue prove. Casseforti ovunque. Kaneshiro deve aver accumulato una fortuna inestimabile. Tuttavia, dando un'occhiata al palazzo, non sembra averla reinvestita in niente. Forse la sua unica ossessione è quella di accumulare. Comunque, non è questo il momento per pensarci. Proseguiamo. Ehi, guardate. Quello che diavolo è? Laggiù è uno di quegli indizi. E quella non è l'elettricità diretta dalle sbarre. Oh, hai ragione, da qui non si passa. Ah, immagino che dovremmo cercare un altro percorso. Immagini bene, Ann, immagini proprio bene. Allora, ok, quello si è girato. Potremmo pagare e passare subito. Oppure farci un giretto, come sempre. E uccidere un po' di ombre per livellare. Che è il metodo classico del gioco, ovviamente. Allora, voi maledette creature deboli alla luce, morite tutte per mano mia. Complimenti Kaguya. Oh, veramente, in sta zona stiamo andando avanti solo con lei. Cambio ogni tanto con Raul giusto per cazzeggiare un po', ma veramente stiamo andando avanti solo con lei qua. E certo, Ryuji passa senza attivare l'allarme, passo io, attivo tutto. Complimenti a Ryuji. Oh, si vede che è stato più veloce di me. Non per altro un corridore, no? Era un runner lui. E anche quest'ombra è andata. Perfetto. Allora, aspettiamo qui che passi. Qua c'è un cane da qualche parte. Dov'è? Eccolo là. Dai, vieni qua, bel Bau. Dai, su. Vieni che ti do un croccantino letale. Aiuto, mi stanno attaccando. Allora, spariamo alle pixie. E poi gli ultimi colpi li do a te. Così, perché sono una persona gentile. Non lo sono invece per niente. Dai, che piano piano, madonna, non sono mai arrivato a un livello di sicurezza del 75% durante un castello. Sono stato veramente incauto, devo ammetterlo, però vabbè, l'ho fatto apposta. I primi due giri l'ho fatti apposta, uno è stato involontario. Aspettiamo. Ecco qua, cagnolino, dov'è? Non lo vedo più. Eccolo qua. Crepa.
Bau! Delle pixie e dei cani, eh? Non sono problema mio. Che dire? Sembra quasi monotono, quasi quasi cambio Kaguya con qualcun altro giusto per... Però aspetto solo di finire questo palazzo, veramente. Sto solo aspettando quel momento, credetemi. Allora, qua disattiviamo l'elettricità. Perfetto, niente più telecamere. E Rampino si rampineggia là sopra. Qui c'è un forziere che nasconde un incenso. Vabbè, niente di eccezionale, ma niente da buttare, insomma. Allora, qui tagliamo un pezzettino. Qua facciamo attenzione a queste telecamere. Ecco, e niente, sono stupido, ho girato troppo presto. Vabbè, abbiamo rialzato al 40%, niente di cui preoccuparmi. E qui, invece, altra elettricità da distruggere. Tutte le telecamere andate. Qui che cosa abbiamo? Un altro pannello. Questo indica gold. Ok, allora aspettiamo. Per giusta causa... Andiamo a prendere anche l'ultimo pezzo che ci manca, visto che il gioco vuole che io comunque lo vada a prendere, no? Ecco qua, ed eccoci qua all'ultimo maialino d'oro. Pagina strappata numero 6. L uguale U più G e D uguale a G. Ah, sembra algebra, inizio a sentirmi confusa. Poverina. Panther, è solo una semplice addizione. Poveraccia. La fanno fare la figura un po' di quella tontina. Tra l'altro è l'unica in quella cazzo di classe quando noi non stiamo facendo niente che fa i compiti. Porca troia, brava Panther. Tutti dovremmo essere un po' più Panther. Che tra l'altro... Scusami un attimo. Allora, qua è chiuso, ma basta fare così. No, Joker, basta fare così. Eccoci qua. Dov'è che si è attivato quel rampino che non vedo? Questo è uno shortcut? Credo di sì, ok. Allora, partiamo da questo, ora che abbiamo scoperto le parole senza cheatare. Allora, gold, G uguale a 1, la O uguale a 8, la L, dove cacchio è? Uguale a 4, e la D è uguale a 1, 1841. Pam. E anche l'ultima parte della porta è aperta. Oh, ma guarda, è apparso un iperascensore. Grande, l'abbiamo beccato di nuovo. Quest'ora è scintillante. Di nuovo. Questo è il frutto del mio duro lavoro. È orgoglioso di quello che fa. Gli serve un controllino al cervello. In questo modo sarò invincibile, onnipotente, il potente Freezer. No, scusami. Sono cambiato, non sono più la persona di un tempo. La persona di un tempo? Cosa gli è successo per diventare così? Non lo so, ma il passato non ha importanza, le sue azioni sono imperdonabili. Hai ragione. Ora, se le mie deduzioni sono esatte, quello dovrebbe essere un ultimo meccanismo. Va bene, torniamo a controllare il cavò. Sappiamo dove si trova, quindi dovrebbe essere facile. Che ne pensi, Joker? Esploriamo ancora un po' perché non ho finito. Allora, prima di tutto, qui c'è una ventola che vorrei esplorare. Si sale, eh? Chissà dove ci porterà. Forse in quella zona che prima vi dicevo che era inesplorabile. Può essere. Eccoci qua. E dentro c'è un balsamo vegetale e un lucchetto inapribile. Wow, che premi. Ci manca ancora una zona che è controllata da questo maialino dorato. Ma se, come diceva prima il gioco, si è aperta un'altra zona, basterà usare il rampino per arrivarci. Prima facciamo fuori questi. Ovviamente con Kaguya perché sono debole alla luce. Di cosa mi sorprendo ormai? In tutta questa registrazione stiamo usando solo lei. Veramente. Lei e Raul giusto per, ma proprio... Madonna mia. Allora, per arrivare lassù, come dobbiamo fare? Probabilmente girare da questa parte. Ma guarda un po', Kaneshiro. Allora, ti rompo il tuo computerino perché sono stronzo. Ecco a te. Dare calci alle robe funziona costantemente. Non dovrei dirtelo io, ma certe volte sei proprio aggressivo, Joker. Grazie. Non era un complimento. Che tra l'altro, entrare qui
a cosa ci portava sostanzialmente? Solo a tagliare questa zona e arrivare prima lì? Wow. Certo, comunque se vuoi fare una speedrun e c'hai quei 10.000 yen che ti avanzano, lo fai ovviamente. Secondo me chi fa la speedrun di questo gioco fa esattamente quella mossa, polvere dell'anima. Chi fa lo speedrun, secondo me, per arrivare al castello di Kaneshiro e fare la speedrun, fa tutti i giorni o comunque usa i lavori part time per racimolare come minimo 20.000 yen, che comunque uccidendo i nemici si fanno, per poi pagare e passare subito. Certo, eticamente sbagliato, ma va bene lo stesso. Questo è un ascensore, vero? Ecco il modo per scendere. Sei una specie di profeta, Queen. È merito più che altro di quegli appunti. Senza di quelli non saremmo qui. Ma soprattutto avete sentito cosa ha detto l'ombra di Kaneshiro? Sì, ci stavo riflettendo. Non sembrava un po' insicuro o qualcosa del genere? Esatto, continuava a parlare di quanto vuole essere ricco e potente. E sei insicuro di certe cose? Credi di essere solo un debole, eh? Forse, pensando che sarebbe diventato ricco e potente, si è convinto di esserlo. Però mi chiedo... Beh, scopriremo la verità dopo che avremo risvegliato il suo cuore. Sbrighiamoci, Joker. E allora, fammi vedere prima se c'è qualcosa qui intorno, anche se penso proprio di no. Peccato, potevano metterla una cestina nascosta qua dietro. Magari con una cazzata, però potevano farlo. Bello comunque questo palazzo, non mi dispiace. Trovato, è proprio qui. Io non vedo niente. Arrivati a questo punto, è il momento della lettera di sfida. Una lettera di sfida, capisco. Per far credere al bersaglio che il suo tesoro è in pericolo, lo farà materializzare. È un trucchetto piuttosto audace. Eh? L'hai già capito. Joker, lasceremo che sia tu a decidere le tempistiche. D'accordo, prepariamoci per il colpo. Ed è il momento di andarcene. La prossima volta che entreremo nella stanza del tesoro sarà dopo che aver mandato la lettera di sfida. Alla fine quel bastardo di Kaneshiro ha fatto vedere la sua stupida faccia una sola volta. Non ha importanza, se gli ruberemo il tesoro il suo cuore si risveglierà. Allora comportiamoci da ladri fantasma e mandiamo la lettera di sfida. Tocca a te, Joker. Puoi continuare ad allenarti o esplorare prima di mandarla. La scelta spetta a te. Siamo più che allenati per questa zona. Forza, andiamocene. Bene, facciamo una pausa. E con la pausa io faccio anche un salvataggio.